la festa delle forze armate, lui l'ha celebrata così. Ha tirato fuori dalla tasca una bandiera della pace con la scritta aggiunta a pennarello: l'Italia ripudia la guerra, e l'ha esposta a lungo sotto gli occhi delle più alte autorità militari della città, che indignate hanno abbandonato la piazza. Il sindaco di Messina, Renato Accorinti, pacifista convinto, non pensava forse di scatenare tante reazioni e polemiche nella piazza piena davanti al monumento ai caduti. Dopo la tradizionale deposizione della corona di alloro, ha voluto dare la sua impronta alla giornata in cui si ricorda l'anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. Maglietta rossa, jeans e fascia tricolore, ha rivolto un appello a tutti i sindaci dei comuni italiani, citando l'articolo 11 della Costituzione: l'Italia ripudia la guerra, e si è lanciato in un infervorato discorso. Io oggi faccio un appello partendo da due cose che reputo fondamentali. Una è quello che diceva forse il presidente più amato da noi tutti, che è Sandro Pertini, che con un monito forte ha dichiarato: svuotate gli arsenali, fonte di morte, riempite i granai, fonte di vita. Poi, terminato il discorso, ha tirato fuori la bandiera, provocando lo stupore prima e poi la reazione indispettita dei comandanti dei carabinieri presenti in alta uniforme, che hanno alzato i tacchi e abbandonato la celebrazione. Nella piazza si è scatenata la bagarre, quasi una rissa tra sostenitori ed oppositori del sindaco. La Digos è dovuta intervenire per placare gli animi. Il fuori programma pacifista è stato condannato dal ministro per la pubblica amministrazione Giampiero D'Alia, anche lui messinese. Il sindaco dovrebbe scusarsi, ha detto, per una provocazione demenziale e inopportuna che offende le forze armate e la memoria di quanti sono morti per la pace.